Cersaie 2013 è presente anche Panaria, un marchio storico della ceramica italiana. Come sta andando questo 2013? Beh, il 2013 penso che Panaria stia seguendo un pochettino le tendenze del settore, per cui abbiamo alcuni mercati che fanno un pochettino più fatica, come d'altra parte per fortuna abbiamo altri mercati che performano abbastanza bene. Mi riferisco nel primo caso alla fatica un po' del mercato italiano, quello domestico, e per il secondo caso, cioè per i mercati che performano meglio, un po' l'Europa occidentale, in particolar modo il mercato degli Stati Uniti. Ci sono variabili che un imprenditore non può valutare, un'azienda non può combattere, ce ne sono altre invece che fanno parte di quello che voi fate per rimanere competitivi, tra queste le nuove serie, le innovazioni di prodotto. Che cosa presentate quest'anno? Beh, noi quest'anno abbiamo puntato sulla realizzazione di tre temi molto diversi tra loro, ma tutti temi molto interessanti. La prima serie che presentiamo è un effetto cemento. Poi abbiamo riprodotto un bellissimo effetto legno che abbiamo denominato Assi d'Albe, di cui sono particolarmente orgoglioso. E poi un terzo tema che ha cercato di riprodurre degli effetti marmorei molto apprezzati. Urban Nature, Utopia e Assi d'Alpe, questi nomi evocativi di queste tre nuove serie che avete portato, che hanno tutti in comune un unico comune denominatore, la decorazione digitale. Quanto è importante per ottenere prodotti di questa qualità? Beh, io penso che oggi sia fondamentale. La tecnologia digitale ci consente oggi di realizzare delle piastrelle che hanno effetti straordinari, quindi molto verosimili, addirittura in alcuni casi confondibili con la pietra o con l'effetto comunque che è preso a riferimento, insomma, per la realizzazione della piastrella. Quindi direi che è una tecnologia che ha fatto senz'altro fare un notevole salto di qualità di immagine alle piastrelle nostre e in generale alle piastrelle italiane. Parlavamo dei fattori che un imprenditore non può controllare, che però deve in qualche modo combattere o comunque con cui deve convivere. Penso in Italia burocrazia, tasse, costo del lavoro, cuneo fiscale, una serie di complicazioni che rendono veramente difficile fare gli imprenditori in Italia. Perché si continua a lottare qui? Beh, si continua a lottare qui perché noi siamo italiani. Siamo italiani e siamo orgogliosi di esserlo. E vogliamo fare di tutto affinché, diciamo, la nostra italianità si esprima al meglio in Italia. Poi dopo, diciamo, dobbiamo sicuramente fare tutto quello che serve per far sì che le nostre imprese crescano bene, che crescano in salute, e quindi, diciamo, le opportunità cerchiamo di cogliercele anche fuori dai nostri confini, insomma.